prima di immergerti nel video, ricordati di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi voglio fare insieme a voi l'evento cornucopia di Squirrel Girl a difficoltà epico in diretta con voi, nel senso che giocherò, non è preregistrato. Quindi andiamo insieme a vedere l'evento di oggi, PG da usare, e cercheremo, la sfida sarà quella di farlo senza rianimare, senza usare unità, magari qualche pozza ci potrà stare, non lo so. Ma l'obiettivo è di farlo senza rianimare, quindi cercare di scegliere i PG giusti per arrivare fino in fondo e prendersi tutte le succosissime ghiande. Ok, iniziamo subito, quindi entriamo nell'evento e andiamo a farlo insieme. Allora, entriamo, evento epico. Allora, io di solito per questo evento cerco di scegliere un roster PG che sia il più variegato possibile, in modo da non dovermi trovare in difficoltà con qualche eroe particolarmente rognoso. Quindi mi porto sempre Simbionte Supremo, mi porto Corvo come, diciamo, picchiatore, in teoria riesco quasi sempre a prendere le missioni. Poi direi di portarci sicuramente Domino. Se vogliamo portare un immune possiamo portare Fantasma oppure Visione, ma direi che io mi porto Fantasma. E fatemi abbassare un pochino qui, e possiamo scegliere tra Void, Blade, Visione. Io direi che mi porto Void, che a dire che questo è un buon team, abbiamo più o meno tutto. Entriamo. Avvia la missione. Vediamo che PG ci sono. Ah, ok. Crossbones, Annihilus. Ok, dai. Boss Nick Fury. Ah, l'obiettivo è cercare di farla senza oggetti. In realtà non abbiamo portato un counter per Avok, e questo potrebbe essere un problema. Ma Corvo può fare la sua. Allora, iniziamo. Vediamo, vediamo. Facciamo il meglio che possiamo. Allora, questo Kesga fine generazione contro mosse, direi che andiamo sereni con Domino. Allora, non abbiamo Red Hulk, ma comunque le pesanti fanno il loro mestierone. Andiamo qua un po' di intercetto su sto Crossbones. Facciamogli scaricare la 1. Eccoci qua. E dovrebbe essere andato. Eccolo qua. Ok, primo scontro andato. Ora abbiamo un bel Sunspot. Sunspot è un mutante, e quindi direi che ci proviamo a prendere la prima missione per Corvus. Dopo l'assolutezza, prova del fuoco, che dobbiamo picchiarlo, se no ci inceneriamo, ma dovremmo farcela con Corvus. Vediamo un po'. Sunspot non è un PG complicatissimo da affrontare. Vediamo. Va bene, abbiamo preso l'incenerimento, ma ce ne sbattiamo abbastanza. Cercheremo di finirlo con una bella SP2. Abbiamo ancora 9 cariche. Vediamo, vediamo un po'. Ok, fa la tua mossettina. E adesso ti pigli la nostra SP2. E dovresti essere al mare. Eccolo qua. Ok, ok, ok. Se sentite dei miagolii satanici, è il mio gatto che fa il gatto satanico. Ok, teschio rosso, tecnico, perfetto per altra missione di Corvus. Tra l'altro, Corvus è un ottimo PG per affrontare teschio rosso, visto che gli leviamo le armature. Doppio trasferimento cinetico, attacchi bloccati. Pa, pa, pa. Ok, ci fa del male con le armature, ma noi contiamo di chiudere lo scontro prima. Vediamo. Ok, armatura squarciata. Ok, armatura squarciata. Qua non siamo riusciti a squarciare l'armatura. Facciamogli fare la sua SP1. Ok, armatura squarciata. Direi che siamo a posto. Anche teschio andato, abbiamo preso la seconda missione per Corvo, che quindi ora inizierà a picchiare fortissimo. Cosa c'hai, bestiola? Allora, Sabertooth.
Potere particellare, quindi devi agli attacchi, prezzo del potere. Direi che questo è un ottimo PG da affrontare con Simbionte Supremo. Con tutti i buff furia che si attiva, li neutralizziamo e gli dovremmo fare abbastanza male. Vediamo un po'. Cerchiamo di arrivare alla nostra SP3 con il nostro centro di potenziale genetico e sparare la nostra SP3, attivare tutte le benedizioni e mandarlo su Marte. Cerchiamo di evitare la sua special 1. Se ce la fa, ce la sta facendo. Abbiamo 100 di potenziale genetico, ma ci ha assorbito il potere, ovviamente. Va bene, vediamo se ce la facciamo. Eccoci qua. SP3 pronta. Vediamo. Avremo poi il danno da sanguinamento dopo la SP3, quindi tanta roba. Nella bocca dell'inferno. Io quasi quasi lo faccio scaricare. Ovviamente non sono riuscito a parare, va bene. Non so perché. Ci sta facendo abbastanza male con sangue. Il problema grosso è che Simbionte Supremo ci servirà poi per Annihilus. Quindi magari lo pozziamo un pochino. Adesso vediamo come arriviamo da Annihilus. Peccato, peccato per quello swap che non mi ha preso. Vabbè, poco male. Allora, Fauce d'Ebano. Fauce d'Ebano. Ok. Modifica IEM, fluttuazioni elettriche. Io qua andrei con il buon Void, così anche durante vacillare, quando non lo possiamo attaccare, ci affidiamo ai debuff di Void e vediamo di portarla a casa. Abbiamo vantaggio classe, siamo riusciti a fargli un parry, facciamo la stessa P1 e lasciamo lavorare i debuff. Evitiamo la sua 1, la 2 è abbastanza rognosa, non mi ricordo bene come si evade. Ok. Degenerazione, tutte cose, va bene. Cerchiamo di non fargli troppi colpi finché possiamo missarlo. Ok, altra SP1, abbiamo i debuff. Missione completata. Dai, va bene. Deterioramento. Finché non c'è vacillare, andiamo sereni. Ok. E anche questo Ebony è andato. 4.286 ghiande prese. Oh, questo è il PG perfetto da affrontare con la nostra fantasmina. Vediamo che nodi ha. Forte che più deboli. Ripicca. Va bene. Va bene, fantasma. Ci pigliamo le furie dal sanguinamento di Morningstar e dovremmo distruggerla abbastanza in fretta. Giochiamo il solito playstyle di Ghost, vedete che il danno comincia a essere importante. Vediamo se riusciamo a. Ok, perfetto! Anche senza Wasp siamo riusciti a sparare la nostra LE2 critica e via. Morningstar nel cestino, Iceman, altro super scontro per Fantasma. Non mi ricordo i nodi, andiamo un attimo a vederli. Spalle al muro a distanza personale. Ok, va benissimo, fantasma. Gli stiamo sempre addosso. Ci leviamo subito l'ondata di freddo. Qui c'ha le furie, ma tanto non ci tocca, quindi ce ne sbattiamo altamente. Ok. Pam 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 pam. Dai, fai la tua mossina. Ok. Vediamo se riusciamo. Yes, è intercettato. Non è letale, ma ci siamo quasi. Ok. Eccoci qua. E anche Iceman è andato. Ci mancano i buon Annihilus, Avok e Fiora.
Fiori. Allora, per Annihilus ci serve Simbio, che è messo un po' maluccio, quindi io qualche pozza gliela darei. Non voglio usare rianima, la sfida è quella, ma le pozze, tanto queste pozze due servono veramente a nulla. Direi che posso rischiarmela così. Metabolismo rapido, aspetto dell'evoluzione. Quando è che diventa... ah no, ok, non è l'altro aspetto. Va benissimo. Vai, Simbionte Supremo, gli togliamo subito il suo buff cosmico del Kaiser. E quindi non ci dovrebbe rompere troppo con l'inarrestabile. Vediamo un attimo. Stiamo attenti alla 1, bisogna sempre dargli distanza alla 1 di Annihilus. Se decide di spararla, sto smandruppone. Dai, spara. Spara. Ma sarai stronzo, eh. Oh, non ce la fa. Non ce la fa a sparare. Vabbè, ci tocca sparare la nostra 3. Con la 3 abbiamo anche lo scudo protettivo, quindi nel caso, anche parando la 2, che non sono troppo un drago ad evaderla, dovremmo starci dentro. Vediamo un po'. Ovviamente adesso la spari la special balordo. Ok, dai, facciamo i nostri sanguinamenti. Una bella special 2, sbram. Beccatene un'altra subito. Beccatene un'altra subito. Mamma mia, Simbio Supremo, ragazzi. Simbio Supremo. Ora capite perché lo amo. 3 SP2 di fila nei denti. E ciao ciao anche ad Annihilus. Ok, siamo a meno 1 dal boss Avok. Allora, io direi che bisogna andare con Corvo. Con Corvo non moriamo finché abbiamo le cariche falce. Il problema è che qua ci pigliamo anche puntura potente. Dobbiamo stare attenti a non sparare la special finché siamo in puntura potente. Vediamo, vediamo, questo è un esperimento, raga. Non so come funziona la situa. Dobbiamo cercare di colpirlo parecchio nei blocchi per sfruttare il danno di Corvus, di fare critico nei blocchi. Ok, intercettiamo qui. Siamo già nella sua fase non bloccabile, ma va bene, ok. Evadiamo la sua special, abbiamo ancora 7 cariche falce. Ok, 4 cariche falce. Vediamo. Va bene, raga. Un buon tentativo, 39% è già ottimo. Bravo, Corvo. Allora, direi che adesso andiamo con Fantasma. Vediamo se riusciamo a chiudere lo scontro prima di detonare. Ok. No, maledetto. Ho sbagliato il timing del phase. Evadiamo la sua 1. Intercettiamo. Abbiamo un po'. No, non ce la facciamo. Moriamo, moriamo sicuro. Non siamo morti. Attenzione. Attenzione. Devo sparare questa 2. Mamma mia, attenzione. No, no, per un pelo. Maledetto. Maledetto. Ok, dai, dai Simbio, hai pochissima vita e poi dobbiamo avere 2 PG full per Fury, quindi vedi di fare il tuo dovere subitissimamente. Simbio ci mette un po', Simbio ci mette un po', non penso che avremo il tempo. Esatto, non ce l'abbiamo, va bene, ci sta. Lo finiamo con Void e poi ci teniamo Domino per Fury. Allora, vediamo un po'. Dai, 3, 2, 1. Ok. Ci ho pure guardato lo schermo che è in ritardo, raga. Adesso ne ho intercettato. Questa è proprio la superiorità. Ok, siamo a Fury. Siamo a Fury. 17 minuti left. Questo ha tutte le sue belle robe.
Ok, io direi che gli diamo la prima botta con Void, che non è proprio il PG top per affrontare Fury, e poi cerchiamo di finirlo con Domino. Cerchiamo di farlo andare in SP2, visto che la SP1 di Fury è abbastanza fastidiosa da evadere, ci riesco tipo il 30%, ecco, basta parlare. Ah, uno l'abbiamo evaso, l'altro no, va bene. Abbiamo intercettato, ok, in fase non bloccabile. Dai, dobbiamo fargli scadere la charge, perfetto. Dai, vieni qua. Ah, oscillazione maledetta, quando sono in armatura non ti attaccano mai, va bene. La L2 va benissimo, anche se non bloccabile. Ok, evadiamo. Fury si è infuriato. Ehi, che ci posso fare? Che ce posso fare se ti sei incazzato? Ok, l'abbiamo presa tutta in faccia questa. Dai. Il sangue ci sta prosciugando. Diamo gli ultimi colpi prima di morire. Attenzione, siamo vivi. Siamo vivi. Non è finita. Non è finita. Un po' di backdraft intercept. Che bisogna provare a fare qualcosa qui così. E non farci sparare un'altra. Uno. Bravissimi così. Vai, sparaci la tua bellissima special 2. Noi intanto in paura del vuoto non ci siamo entrati neanche a piangere. Ma ci va bene così. Non ci sparare la 1, non ci sparare. Raga, il numero. Il numero. Qua abbiamo fatto il numero e siamo in paura del vuoto. Ora qua dobbiamo giocare perfetti e puntare a fare il più danno possibile. Non dobbiamo fargli fare la 1, quindi io così quasi lascio lavorare un po' i debuff. Finché non sono costretto a colpirlo. Ecco. Come non detto, vabbè, ottimo tentativo per Void, bravo, mi sei piaciuto. Ok, ora cerchiamo di finirlo, ora cerchiamo di finirlo con Domino. Siamo ancora nella prima fase, del Fury, siamo ancora nella prima fase. Domino vantaggio classe, gli facciamo una bella sbrega di danni. Siamo in parata che non ho intenzione di rischiare troppo, va bene, benissimo, fai la tua favolosa pesante. Ok, siamo riusciti a intercettarlo, molto bene. Dai. Dai, mandami uno special 2, perfetto. Ok. Sarà abbastanza. Boom! Ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta. Non completamente senza oggetti, perché abbiamo usato qualche pozza su Simbio Supremo, ma direi che è andata bene, non abbiamo usato nessun rianima e abbiamo finito la cornucopia di oggi. Ding! Bene ragazzi, grazie mille di essere stati qui con me in questo video in cui abbiamo giocato insieme l'evento cornucopia di Squirrel Girl, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come al solito, ricordatevi, iscrivetevi, cliccate sulla campanella, condividete amici, parenti, cani, gatti, cincillà, tutti quanti. Passate da tutte le pagine della nostra community, la chat globale di Ale Pazzo, Doc Manhattan, Grillo e Claudio dei Meme. Sosteneteci e aiutateci a crescere, che la community è bella perché è tanta. Grazie ancora, una buona serata a tutti, ci vediamo presto sul canale. Ciao!